Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di The Binding of Isaac Afterbirth. Siamo qui oggi per fare una bella run. Voglio farmi Lilith in hard, molto semplicemente perché abbiamo perso la volta scorsa con Eve in una partita che era buona, peccato per così poco, quindi mi farò Lilith in hard. Non ci sono altri personaggi che mancano oltre a Eve e a lei, sì. Tutti gli altri hanno almeno battuto il cuore, quindi Lilith in hard. Vediamo un pochettino di vedere come funziona. Il seed per questa partita è CGQQC17G. Lilith è il personaggio nuovo, non può sparare, spara tramite il suo incubus, che sarebbe il suo famiglio, ed è la madre dei demoni. Inizia con Camion Conception, che gli permette di droppare dopo 15 danni che subisce un famiglio nuovo, ha scelto tra una lista di famigli, tra cui citiamo soltanto i più memorabili, che sono il Dark Bam, secondo me, non credo di Little Brimstone, perché non mi ricordo di lui esattamente, però sono sicuro che un altro famiglio che può avere era il Demon Baby, che è una torretta automatica, in poche parole, ed è abbastanza utile. Di fatto il più utile di tutti i famigli di questo gioco è quello che abbiamo adesso di base, il nostro adoratissimo Incubus. Perché? Perché fa lo stesso danno delle nostre lacrime, quindi è come se spariamo noi, soltanto che spara un famiglio. E con Box of Friends, che hanno nerfato, perché l'ho notato adesso, hanno nerfato Box of Friends, che adesso richiede 4 stanze di ricarica. Con il nerfing di Box of Friends è molto utile, però è triste. Un tempo Box of Friends si ricaricava ogni stanza, un tempo. E l'aggiornamento l'hanno fatto oggi, che ho preso il video, ed è una cosa che mi rattrista tantissimo, perché, vabbè, oh, ragazzi, era OP e l'avevo notato. Tanto che abbiamo rotto la Grid Mode con Lilith in uno dei precedenti episodi, in un modo se non facile di più, perché arrivavamo con 11 famiglie a stanza. Quindi potete benissimo notare quanto adesso si è nerfato questo oggetto. Lo si poteva utilizzare prima praticamente ogni stanza, adesso lo utilizziamo soltanto contro il boss, credo, e qualche altra stanzetta. Di fatto era molto utile, che registravo ieri l'episodio sulla boss rush, perché effettivamente avrei potuto fare una bella partitozza figa con la boss rush, con Lilith, perché la boss rush è nuova, cioè funziona in modo nuovo in questo gioco, cioè sono boss casuali e si ricaricava l'oggetto per ogni ondata, quindi beh, potete notare subito che un oggetto del genere era molto forte. Ok, Mr. Dolly, range più tears up, perfetto, un ottimo oggetto, soprattutto perché ci ha dato due cuori rossi. Altro da fare in questo livello? Sì, trovare la stanza del tesoro, cioè la stanza del tesoro, la stanza segreta. A sto punto mi prendo queste due pillolozzi, questi due centesimozzi, visto che ho preso danno in modo idiota. Comunque abbiamo tre cuori neri e siamo messi abbastanza bene, perfetto. Vediamo, qua c'è una cesta, magari ci troppa qualcosa di utile, credo di no. Infested, buona sapersi, adesso sappiamo anche esattamente come funziona. Vogliamo entrare nella stanza del negozio, lo shop? Io direi di no. Potevo andarmi a prendere quelle batterie, però vabbè, intanto non le utilizzerò nelle prime stanze di questo Burning Basement, che è il livello alternativo, se per caso non lo sapete. Mi sembra strano che non sapete questa cosa, perché ormai credo che ci siamo abituati a questi nuovi piani alternativi. Cioè, abituati no, non ai nemici magari, non ai nemici nuovi, però ormai sappiamo quali sono i piani alternativi e quali non lo sono. Ok, c'è un arcade che potrebbe interessarmi vederla se più avanti magari nel piano. Affrontiamo direttamente il boss, io direi di sì, sperando che mi dà un patto con Satana, perché non ho preso danni in questo piano, cioè in modo effettivo, no? Non ho preso danni né cuori rossi né no. Abbiamo una batteria, quindi possiamo ricaricare l'oggetto. Litheron non è un boss troppo potente, soprattutto se riusciamo a fargli fare danno con le sue stesse bombe. Ok, grazie per non averci utilizzato quel buco nero. Il suo effetto particolare è di piazzare ogni tanto buchi neri. Utilizza praticamente i buchi neri per combattere. E questa lacrimozza. Buchi neri e bombe che esplodono. Niente di che. Ok, un insieme di pillole che prenderò dopo. L'infested è buona. Krampus invece è una cosa che non volevo incontrare adesso, tanto che utilizzerò l'infested per cercare di fargli più danno possibile, se magari il nostro ragnetto ci va addosso. Maledetto sto Krampus, perché ci frega niente patto con Satana e potrebbe non darci il lampo call, che è l'unica cosa che mi interessa da lui, in sincerità.
Ha anche il nuovo attacco che permette di far girare il suo Brimstone. Sinceramente, non riesco a capire quando lo sta facendo oppure no. Tanto che mi ha fatto adesso 2 danni, 3 danni, maledetto. Ok, almeno mi ha dato, ha avuto la decenza di darmi il Lamp of Call e di non darmi un altro oggetto. Andiamo qua, Telepius. Ho fatto bene. Sì, facciamo così, non voglio donare. Cioè, non voglio donarci nulla nella stanza. Là dentro. Tears Up, un'altra, una buona pillola, veramente un'ottima pillola. Di colore blu e nero, se non erro, non me lo ricordo. Infested lo utilizzeremo in una stanza con tante cacchette perché sappiamo adesso che funziona più cacche ci sono in una stanza. Ci sono tante cacche, Infested creerà tanti nemici. 2020. 2020. 2020, abbiamo raddoppiato appena il nostro danno. Cavolo, posso dirvi, ragazzotti? Non posso rifiutare 2020. Saggi, cioè, potevamo rirollare finché non ottenevamo anche qualcos'altro. Però, cioè, non posso rifiutarmi con 2020. 2020 è uno tra i migliori oggetti del gioco. Perché modificano le tiers. Perché vedete, adesso sparo 2 lacrime al posto di una. È molto semplice. Questo nemico vuole farci perdere la giornata, a quanto pare, qua, rimanendo là dentro. Dai, ti prego, escitene. Bravo, lui che è morto. Una bomba anche. Se avessi una bomba, potrei utilizzarla per recuperare sia quella bomba che quella cassa. Sarebbe molto utile. Grazie a Dio il gioco mi ha ascoltato, perlomeno. Perché così posso fare veramente. Posso ottenere veramente buone cose. Bomba. Roccia tinta che mi dà 2 cuori. Perfetto. Altre bombe, ottimo. Vediamo se posso entrare nella stanza del. Sì, posso entrare nella stanza qui a fianco senza sprecare nulla. Facciamo esplodere anche questi fungozzi perché potrebbero droppare Magic Mush o comunque una buona pillola. Magari non Speeddown. Speeddown non è una buona pillola. Proviamo anche con questo. Cos'è questa? Dammi un Puberty, non mi interessava. Ok, qua abbiamo una scelta da fare. Perché abbiamo Fanny Pack ogni volta che prendiamo danno. Ci dà qualche oggettino oppure la chiave di mamma. Mi dà chiavi e poi dà più oggetti nelle ceste dorate. Io prenderò Mumsky perché potremmo tentarci la stanza. Non mi ricordavo che c'era quel fuoco fuori dalla stanza, maledizione. Perché potremmo tentarci di fare la stanza, questa boss trap room. Qualcos'altro da fare oltre alla boss trap room? Direi di no. Quindi possiamo andare a fare la boss trap room tranquillamente. Ok, apriamo il primo gettozzo e prendiamoci il doppio famiglio che ci aiuta sempre. Anche perché adesso spariamo 8 lacrime. Ha una tears buona per giunta, manco una tears di quelle brutte. Ok, mi ha dato quasi abbastanza monete per poter fare tutto ciò che io posso desiderare. Me ne manca una e potrò effettivamente prendermi anche Fanny Pack. Magari ce la droppano qui. Perfetto, ci hanno droppato esattamente quello che volevo. 5 monetozze. Meglio di una, di certo. Vediamo qua. Bob's Brain, cioè, scusatemi. Allora, prima di tutto prendiamo Bob's Rotten Head e prendiamo poi Bob's Brain. Perché abbiamo tanti famigli e si combina relativamente bene con l'insieme di cose che abbiamo. Per un motivo molto semplice. Che Bob's Rotten Head è un famiglio che conta con i nostri famigli, normalmente. E per giù, come un nostro famiglio normale, quindi viene moltiplicato. E per giunta, oltre a questo, che potrebbe essere già un buon motivo per prenderlo, in questo caso, abbiamo anche Lamp of Call. Ciò significa che ci servirà stare lontano dai nemici. Non è una cosa facoltativa. Dobbiamo stare lontano dai nemici per fare più danno possibile. Vorrei trovare molte pillole, perché ci sono pillole effettivamente molto buone in questo piano. In questo piano, in questa partita, scusatemi. Come sempre sto registrando un po' dopo mangiato ed è una cosa relativamente difficile per il mio stomaco che non apprezza che io parli tanto dopo che abbia finito di mangiare. Ok, Bob's Brain fa il suo dannozzo. È un danno relativamente alto quello di Bob's Brain in realtà, cioè fa un po' più di una bomba e vi dà anche il permesso di avvelenare i nemici. Cioè ha la possibilità di avvelenare i nemici, quindi potete notare subito che effettivamente è qualcosa di utile, soprattutto se si ottiene Mister Mega che potenzia le bombe, quindi sì, avremo molto più probabilità di prendere danno da Bob's Brain, tipo in una stanza del genere, se non stiamo attenti ci prendiamo danno da Bob's Brain, però allo stesso tempo avremo anche molta più possibilità di far danno ai nemici. Quello cos'è? Quello
Quello è. Karsedai, no, non lo voglio perché non so come funziona con questo famigliozzo. Mentre invece questa stanza io me la faccio. Ok, mi ha permesso di skipparla, grazie gioco. E io prendo tutti e due questi oggetti. Dark Matter aumenta il mio danno e mi dà Fear Shot. War of Babylon aumenta di tanto il mio danno quando non ho vita. Ok, adesso sono messo in una buona condizione di danno e una cattiva condizione di vita invece. Bob's Brain non scala con il nostro danno, però il nostro famiglio principale sì, quindi siamo messi veramente bene per quanto riguarda il danno. E ogni 4 stanze, preferirei ricaricare l'oggetto attivo prima di farmi il boss, ogni 4 stanze possiamo effettivamente avere una buona accoppiata di famigli, della serie 4 famigli, al posto di uno. A posto di quelli che abbiamo adesso. Magic Mush adesso lo vorrei. Però vorrei anche fare in modo di non avere, di avere meno vita rossa possibile. Anche se mi prendo Magic Mush in modo effettivo non mi dà fastidio non avere vita rossa. Telepills lo uso a fine piano perché potrebbe mandarmi via dal piano in modo molto effettivo. 2020 funziona abbastanza bene con la combinazione che abbiamo adesso. Mi tengo Infested perché spero di trovare tante cacche. Che è una cosa brutta detta così, mi sembro coprofago, sapete? Essere coprofagi mi ha sempre. Cioè, diciamo così, non è una cosa che avrei mai voluto conoscere nella mia vita. Ci si ringrazia ovviamente gli amici un po' idioti, e magari, che ne so, internet per avermi permesso di sapere cosa significa coprofago. È una di quelle frasi e parole che non vuoi conoscere finché non li usano come insulto contro di te. Essendo io non coprofago, nessuno mi ha mai insultato dicendomi sia un coprofago. E quindi, beh, probabilmente non avrei mai conosciuto la parola. Molto semplice. Ma ci ha raddoppiato il famiglio Incubus? Aspettate, perché non lo vedo. Vedo che mi ha raddoppiato. Ah, ok, sì, mi ha raddoppiato Incubus. Grotto More Speed più Damage Up. Buono, 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 vedete? Adesso facciamo veramente. Siamo messi veramente bene. Tanto che potrei scendere direttamente adesso. Sì, perché non c'è null'altro che voglio vedere in questo piano. Quindi scendiamo. Siamo nelle Flooded Cavern. Ottimo. Ottimo, mica tanto. Se troviamo ovviamente un nemico del genere. Maledizione a come ho preso questo danno. Che è stato idiota. Non ho capito neanche io come ho preso sto danno e come prenderò questo danno. Cioè, come facevo a schivarlo? Dovevo uscire dalla stanza. Va bene. Facciamo un'altra partita perché è stato veramente triste come sono morto. Un'altra partita con la nerfata Lilith. Vediamo un pochettino. Spero che non vi dia fastidio quando perdo una partita per sbaglio, così qua a caso, perché sono messo bene, ma non posso schivare quelle cose se non c'ho il danno io. Crystal Ball. Potrebbe essere meglio adesso. Cioè, sono indeciso se prenderlo oppure no. Se la prendo, rinuncio in poche parole a farmi patti con. Cioè, a farmi patti. A ottenere. La vediamo a fine piano, vediamo a fine piano. Perché intanto qua non mi serve. Sono indeciso perché potrei scegliere di prenderla. Per un motivo molto semplice. Che mi fa vedere il piano. E io comunque, se. Cioè, con le mie. Gioco con le mie tiers normali. Con il Lilith, in poche parole. Ho la possibilità, semplicemente, se ho BFF, di farle funzionare meglio. Non ho possibilità quindi di raddoppiarmi il danno, però vedo le stanze che devo fare, le stanze che non devo fare e quindi magari posso giocarmela meglio. Il concetto sta lì, poi può dropparmi cuori di fede, oltre a questo effetto, ed è molto utile. Telepills, grazie, ma anche no. È una dura scelta, sta di fatto contro il boss utilizzerò il mio oggetto attivo adesso, più The Devil, perché voglio velocizzarmi il boss. Soprattutto perché questo è molto fastidioso. Sono quindi un po' indeciso di se prenderlo oppure no. Penso di sì perché abbiamo ottenuto un HP. Penso di sì. Oppure no. È abbastanza indeciso. Sono abbastanza indeciso. Sì, ho deciso di cambiare oggetto. Basta. Mi prendo Crystal Ball. Potrebbe essere una cosa che mi porterà, diciamo, a soffrire un po' in alcune stanze, però in modo effettivo. Crystal Ball lo ritengo un oggetto veramente buono per il fatto che vi fa vedere la mappa e vi dà anche, oltre quello, vi dà anche possibilità di drop di cuori di fede che non fanno veramente mai male, soprattutto quando si inizia con pochi HP come Lilith. Ok, qua dentro non c'è nulla, possiamo far esplodere anche quella roccia tinta per magari una small rock, così ci droppa, magari. Io te la butto lì, gioco, tu fai quello che devi.
No, mi hai dato un cuore di fede, non mi lamento. Ricordati che finché mi dai qualcosa io non mi lamento. Se poi mi dai qualcosa di brutto io mi lamento. Il video sta durando 10 minuti in più di quello normale, quindi spero che non dà troppo fastidio. Devo ricordarmi che sta durando 10 minuti in più, che ho perso la prima partita. Spero di non darvi spo troppi spoiler se metterò due seed in questa descrizione. O magari scrivetemi nei commenti se vi dà fastidio avere lo spoilerino della partita, se io metto due seed nei commenti, perché ovviamente una l'ho persa. Come cavolo faccio a schivare ste mosche con un... Oh, finalmente uno dei due culi o cosi o bucodano, come lo volete chiamare. A me mi sembra bucodano, sinceramente. Uno di quei cosetti è morto, non vedo nulla con questa Curse of Darkness più il buio assoluto che c'è qua. Unicorn Stamp non serve a nulla perché non ho modi di far danno a contatto. Se ottengo modi di far danno al contatto potrebbe risultare utile. Qua non vedo nulla se c'è qualcosa di utile qua dentro, non la vedo. Ed è abbastanza un peccato che potevo sfruttare quella cosa, queste cose, questa stanza in qualche modo. Ok, Magic Ball. Ok, c'è una Cursed Room che però aprirò dopo. O almeno proverò ad aprire dopo, non è detto che io riesca ad aprirla. Poi sappiamo dov'è anche la stanza segreta. Vabbè, sappiamo che quello che era lì è uno shop. Però sinceramente non mi sarei aspettato una libreria, anche se le librerie possono apparire completamente a caso, quindi non mi devo effettivamente aspettare oppure no una libreria. Possono accadere, possono apparire come no. Questa stanza è una rottura, ma una rottura che veramente mi sta rompendo tanto le scatole. Mi droppa anche un qualcosa? No, ovviamente. Mostro? Ok, questo è un boss facile. Dobbiamo soltanto stare un pochettino più attenti e niente di che. Non dovrei riuscire a prendere danno qui, ovviamente. Però con Leone è tutto possibile, ricordatevelo. Il seed per questa partita, prima che me ne dimentico, è LDCENYR0. Ok, il seed prima era più bellino perché 2020 inizio partita era veramente buono. Peccato, peccato, ci sono rimasto male. Ho dovuto grattarmi un attimo il naso, scusatemi. Quindi ho mollato i comandi con la mano destra. Ci sono quei bisogni impellenti che mi vengono soltanto quando accendo. Quando premo REC. Normalmente non mi dà, cioè non mi dà così tanti problemi come mi sta dando in questo periodo quando registro il naso. Tranquillamente, non c'è nulla. Vedete, quando registro, inizio a registrare, cominciano a passare macchine fuori, cominciano a passare moto, comincia a cadere di tutto e di più. Gente che urla, cani che abbaiano. Oh, oh, oh. Però Magic Mash più un patto con Satana di merda. E paga, ti prego, dammi qualcosa di utile. Ragni, ok, meglio di una troll bomb. Ok, c'è Magic Mash. Siamo già entrati nella stanza del tesoro. Lo scopriremo subito. Sì, e non c'era nulla di che, giusto? Giusto. Quindi prendiamoci Magic Mushroom. E abbiamo 3 cuori di vita più. E uno lo stats up. E questa è una roccia tinta, mi sembra di sì. Non riesco a capirlo per nulla con questo cavolo. Sì, non c'era nulla che mi aumentava il danno. Quindi va bene così. Io mi faccio anche queste due stanze perché abbiamo abbastanza vita per potercele fare. Magari avevo. Visto che adesso abbiamo abbastanza vita, se avevo l'oggetto di prima, Box of Friends, l'avrei tenuto. Effettivamente era troppo piccolo il Box of Friends. Ci mancherà tanto. Lo aggiungiamo ai nerf che ricorderemo tutti tristemente, come anche quello della testa di Krampus. Pace l'anima oro. Adesso gli oggetti non. No, dai, Box of Friends non lo ritengo più inutile. Però lo tengo come utilità per Grid Mode e per poche altre situazioni. Ok, perfetto. Quindi otteniamo poco e nulla da questa stanza segreta. Una monetina di cui possiamo fare anche altamente a meno. Slot, può droppare qualcosa di interessante? No, però ci ricarica di uno la nostra Magic Ball. Quindi il prossimo piano lo facciamo più veloce. The Fool l'avrei voluto ottenere per entrare senza perdere così tanta vita nella stanza nella Course Room. Magari mi conveniva non entrare nella stanza segreta e aprire invece quella roccia tinta. Però non riesco a capire se era una roccia tinta oppure no, perché vedo veramente poco con quella situazione di fumi e nebbi. Oh, Gesù Cristo, che stanza brutta questa.
Cioè, noiosa più che altro. Io non mi piacciono queste stanze perché sono lente, morite in due, grazie al cielo. Mi hanno ascoltato, mi vogliono bene ogni tanto questi nemici. Soprattutto perché non posso fare colpi molto articolati. Ok, muori, ti prego, muori, muori, muori. Con tutto il cuore, devi morire. Devi morire. Ti voglio bene. Poni fine alle tue sofferenze, però. Ok, abbiamo ottenuto un cuore blu. Sappiamo che la stanza del tesoro è qui, quindi sarebbe stata obbligatoria comunque questa stanza. Maledizione, non avrei mai voluto farla io invece. Il danno è buono, vorrei delle tiers migliori, cioè nel senso più tiers vorrei in questo momento, così magari compensiamo il fatto di aver abbandonato quel Box of Friends, che era il nostro oggetto attivo principale. Maledizione a questo Larry Junior che mi ha fatto prendere danno. La mitra, adesso otterremo più cuori blu a posto di cuori rossi. È una cosa buona? Con la vita che abbiamo, sì. Normalmente è un oggetto buono comunque la mitra. Mettiamo anche qua dentro perché potrebbe aiutarci. Già siamo riusciti a farla pagare. Peciato mezzo cuore, quindi meglio così. Che brutta stanza. Ah, maledizione a voi. Però devo praticamente stare attento. Ok, usciamo da questo luogo brutto e infame. Usciamo a scamparla? Sì, ok, una la eliminiamo. Eliminiamo anche questa. Prima che magari ci faccia danno. Maledizione, non sono riuscito a farcela. Questa qua dovrebbe morire in fretta perché era quella che abbiamo danneggiato. No, a quanto pare. Quello è un campione, quindi ha più vita. Lo affrontiamo magari con un precipizio in mezzo. Ok, quello lì, quella era quella che avevamo già danneggiato in parte. Ok, anche questa che ha provato a colpirmi però in tutti i modi. Perfetto, siamo riusciti a fare questa stanza non in modo molto semplice, però ce l'abbiamo fatta. Ok, quella stanza non mi interessa per nulla. Io direi di andare direttamente al boss. Sì, intanto non c'è nient'altro che possiamo fare se non otteniamo soldi. Questi sono spawner di ragni che io non apprezzerò mai in tutta la mia vita di giocatore di Isaac. Se il gioco mi vuole donare un cuore blu, grazie al mio spawn rate maggiorato di cuori blu, ne sarei altamente felice. Grazie gioco, prendine nota e dammi un cuore blu perché questa stanza lo sto facendo estremamente male. Se non aumentiamo le nostre tiers e non riusciamo quindi a eliminare i nemici facilmente, faremo le stanze veramente male. Ok, qui adesso possiamo passare così. Altri spawner di ragni. Perché il gioco ha capito che i ragni sono i miei tipi di mob preferiti. Io invece volevo fargli capire che li detesto. E quindi non doveva farmeli spawnare. 10 minuti di partita. Siamo in realtà a 20 minuti di video. Circa un po' di più perché contiamo che all'inizio io quando starto da registrare. Ci metto sempre almeno un minutino di intro circa, poi tra un cambio di partita e l'altro, un minuto abbiamo perso. Quindi saremo almeno a 21 minuti. Una carta che è The Empress. La utilizzerò in questa, nella stanza del. Nella prossima stanza, quella del boss, sapete. Ok. Avremo due ricariche per la prossima maledizione. Ragni maledetti, quanto vi detesto. Con tutto il cuore. Li detesto proprio con tutto il cuore. Scusate un attimino di silenzio. Ma perfetto. The Stain, nuovo boss, nuova antipatia. Anche per questo attacco che è abbastanza antipatico. Finché rimane fermo. Ok, si è impallato? No, me la sono tirata. Perché se rimaneva impallato, cioè io non ti dico di no, boss, caro. Anzi, mi va benissimo. Sono estremamente tranquillo se rimane impallato. Uff, che brutte. Allora, praticamente spara due tipi di lacrime, ho notato. Una che va a rallentare e un'altra che va invece a accelerare. Ok, tears più shot speed up. Altro che vogliamo fare in questa sta. In questa. In questo piano? Sì, vorrei effettivamente un cuore. Una bomba. Quindi andiamo a cercare una bomba. Perfetto. Iniziamo qui. Cerchiamo di finire questa stanza il più in fretta possibile. Quello lì sparerà ovunque. No, mi droppa mosche. Credo che fosse il famiglio blu che. Il famiglio. Il nemico blu che spawnava più. Che quando moriva ci spawnava 3 milioni e 45 di lacrime attorno a lui. Vuoi morire? Grazie. Non colpirmi possibilmente. Molto gentile. Saliamo qui sopra, vediamo un pochettino che cosa c'è. Una stanza pessima. Ma credo di aver distrutto quel cavolo di nemico già da un pochettino. Invece no, il danno me lo doveva comunque fare. Maledizione. Mettiamo qui dentro, magari c'è una bomba.
No, niente bomba. C'è quello che mi permette di utilizzare più volte le pillole. Non mi interessa. Facciamoci questa stanzotta. E ricarichiamo l'oggetto attivo e poi possiamo scendere, sì. Effettivamente niente di più, niente di meno. Se, visto che non ci hanno dato una bomba per entrare nella stanza segreta. Niente bomba, quindi. Cioè, aspettate, scopriamolo subito se niente bomba. Magari poi ce la danno qua. Cioè, se ce la danno qui mi fanno piacere perché mi hanno smentito e quindi sono felice quando mi smentiscono così in bene, no? Credo che chiunque piaccia essere smentito in questo modo in Isaac, eh? Credo che sono in pochi quelli che approvano di avere ragione su tutto il gioco, anche nel modo cattivo. E beh, niente di che. Continuiamo a fare il piano e andiamo a vedere un pochettino come si metterà la nostra partita. Per ora il danno è decente. Patron Satana non c'era prima. Cioè non me lo ricordo prima. Va bene. Ok, grazie. Cioè ti dico grazie perché mi ha dato anche due cuori neri. Però prima non c'era. Cioè, sono io o... No, non c'era, mi ricordo. Perché va bene. Grazie Satana per essere apparso, molto felice. Scendiamo giù. Va bene, Satana è apparso a caso e io ti dirò sempre di sì, se tu appari a caso. Curse of Darkness, qua però ci vedo, al contrario dello scorso piano. Allora, qui dobbiamo andare qui sopra. Oddio, che brutta stanza, proprio pessima, la detesto altamente. Quindi facciamo qua così. E concludiamo uccidendo piano piano tutte queste torrette maledette. Che poi per giunta non posso schivare i colpi da quella centrale, cioè da quella di lato e da quella centrale contemporaneamente. Perché, ok, forse se lo faccio in speculare mi viene più facile. Non se si separano i loro raggi, nel senso se sparano una in un momento diverso dall'altro. Anzi, mi viene solo più difficile. Come posso fare qua per non prendere danno? Il modo che sto facendo adesso è abbastanza buono, quindi. Mi va bene, veramente tanto bene. Perfetto. Summon mostro. Potrebbe spawnarci su di noi. Speravo che spawnava sul punto in cui l'utilizzavo e non proprio attaccato al mio sedere. Evoca mostro per una stanza. Se non ci sono nemici, colpisce voi. O comunque cerca di colpire voi. Speravo che era un cerca di colpire voi e non un colpisce voi. Per mia sfortuna non è stato un cerca colpire voi. Ma no, vabbè, va, magari mi aspettavo qualcosa di meglio, niente di che. Purtroppo, peccato. Ok, questa stanza è brutta. Cioè, non è brutta, non mi piace il design, è diverso. No, scherzo. Ci sono delle sanguisughe abbastanza fastidiose e va bene così. Fra due si ricarica il nostro oggetto attivo. Non utilizzerò subito, cioè utilizzerò subito l'oggetto, non mi interessa avercelo carico per il piano dopo. Cioè, in modo effettivo non mi interessa troppo avercelo carico sempre all'inizio di ogni piano. Mi interessa di più avercelo carico quasi sempre all'inizio di ogni piano. Comunque, quasi pronto a essere utilizzato all'inizio di ogni piano. Ok, utilizziamolo qua. Ci dà una carta che è The Empress. Utilizzeremo The Empress qua dentro. Contro Guardi, che è antipatico come boss. In una stanza come questa lo è ancora di più. E quello che non spara, non riesco a capire bene che tipo di versione è. No, è quello che spara anche la versione normale. Perché è buio e quindi non si notava troppo se era la versione normale, la versione che non spara, la versione che evoca soltanto. Oppure una. Non so se ce ne sono altre diverse. Sta di fatto che questo Guardi è morto. Ok, questo è un Tears più Shot Speed Up, che è buono visto che abbiamo un danno. Aspettate, abbiamo un danno che è decente quantomeno. Strength. E scendiamo direttamente giù. Sì, perché non mi interessa continuare a fare il piano. Vediamo se sta registrando. Sembra di sì. Dovremmo essere a 25 minuti di video. Sì, no, forse. Quindi bene. Quindi continuiamo. Potremmo donargli quei rossi. Che oggetti abbiamo? No, la War of Babylon è dell'altra partita. Però potremmo donargli due cuori rossi e mezzo. In realtà potremmo donare anche il cuore rosso della Strength se vogliamo. Però vabbè. Quello è una cosa da decidere dopo. Se riesco a uccidere almeno un nemico ne sarei contento. Ho evitato quella lacrima. Non so quale. Grazie a quale volontà divina che mi ha permesso di schivarla in modo non attivo ma passivo. E per passivo intendo a colpo di culo.
Nel senso letterario, un colpo di culo, perché sono stato veramente fortunato. Ce n'è un invisibile, o almeno quasi invisibile, che è estremamente fastidioso perché ho effettivamente problemi a vederlo a causa del fatto che ho un po' di luce sullo schermo e dovrei effettivamente abbassarmi una tenda, sistemarmi una tenda, ma mentre sto registrando ne sono altamente impossibilitato. Anzi, sì, provo a donare a questa macchina delle donazioni. Macchina delle cose che mi ha ridato i soldi, una bomba. In poche parole mi ha detto: no, io piuttosto che darti trinket o qualcosa di più di utile, esplodo. Grazie. Sinceramente ti voglio bene anch'io. C'è una temperance, quindi posso fare questa cosa qui. Ok, non posso più fare questa cosa qui perché ottengo la Eevee Bag. Mi prendo la Crystal Ball. Scendiamo qua. Brutta stanza perché ci sono questi due ragnetti sui lati che sparano un brimstone fastidioso. E poi ci sono questi nemici che sparano, che non sparano ma sono antipatici. Siamo un po' lentucci, dovremmo accelerarci. Intendo in speed proprio, non in gioco. Intendo come partita perché non mi interessa farmi in modo effettivo adesso la boss rush. Ok, qui stiamo andando nella strada giusta. Abbiamo evitato di essere colpiti da quella stanza. Mi spieghi perché ha accelerato quel nemico? Cioè, sono soltanto io o ho visto chiaramente che quel nemico mi è andato addosso, accelerando? Blind Rage, Blind to Damage. Ok, non so che cosa faccia, a dirla tutta, eh. Cioè, non so qual è l'effetto che fa, quindi, beh. Non gli diciamo di no, è sempre un oggetto, è un trinket e non avevamo trinket, quindi diciamo di sì. Stigmata, damage più HP up, dovrebbe essere un damage basso, un aumento di danno basso. Se non erro è qualcosa come un 0,25, mi ricordo una cifra del genere. Sì, infatti non ci ha neanche aumentato di uno, però vabbè, non gli diciamo di no. Chi gli dice no? Sono riuscito a donare 3 cuori? Che culo. Missing Page 2 è un oggetto che non vorrei trovare in un pattone di diavolo, per fortuna lo troviamo qui. Ok, c'è Grid qua, quindi molto probabilmente nello shop non ci sarà, a meno che non c'è Ultra Grid, ma non credo. Maledizione, perso centesimini, però lo shop comunque è valido perché Grid ci ha droppato invece questo oggetto che si chiama Steam Sale. Ok, che potevamo comprare all'inizio partita. Probabilmente qua ci avrebbe dato 15 centesimi. Un aumento di luck. Per quale motivo gioco? Vabbè, non ti dirò di no. Anzi, grazie. Grazie gioco per avermi regalato un aumento di luck completamente casuale. Ok, adesso lo shop è diventato effettivamente una scelta valida. Scendiamo qua sotto, uccidiamo questi Lilant perché sono antipatici. Però non aiuta quel cavolo di buco gravitazionale che c'è al centro della stanza per uccidere i Lilant che stanno attaccati alle pareti e per poco non mi colpiva. Cos'è questo? È un Jewel Claps, mi dà 2 bombe. Magari se compro. No, se compro una bomba, ma magari se trovo tipo 2 o 3 bombe sarei più felice di usarlo. Perché già trovare 3 bombe mi permetterebbe di utilizzarlo in modo più efficiente che adesso, perché adesso mi darebbe solo soltanto 2 bombe, mentre invece avendo 3 bombe me ne darebbe altre 2. Ok, qua ci sono un oggetto che so che cos'è, che è quello dei portali, è un oggetto nuovo. Che oggetto è? Mod Buddy, Spider Mod. Non so cosa fa. Va bene. Vai, tranquillo, non ti preoccupare, mio spiderino. Diamo 4 monetozze a questa macchina perché effettivamente potrebbe tornarci sempre utile donare. Oh, non ci credo, mi fa vedere il danno. Ma che figata! Vedo la cosa del danno che faccio. Faccio un danno di meno 69. Faccio un danno di 69? Ragazzi, ho un danno di 69 la prima volta che posso vedere il mio danno. Quindi, beh, cioè, ragazzotti, basta. Credo di aver vinto tutto con un danno di 69 la prima volta che prendo la modifica che mi fa vedere quanto danno faccio ai nemici. Non sapevo che c'era una modifica del genere in questa modalità. In questa versione, perlomeno. Estremamente figa come cosa. Non dovevo utilizzare il mio oggetto attivo qua, lo devo utilizzare il piano dopo. Peccato perché adesso dovrò farmi il piano senza vederlo. Intanto non siamo il tempo per farci nulla in questo piano, quindi non mi preoccupo. Ok, questa stanza ha già pagato di per sé.
Ebbene, scendiamo, continuiamo. Quindi possiamo vedere il danno di la vita che hanno i nemici. Ok, interessante. Quella cacchetta fa 100. Io faccio 69 di danno. Cioè, ragazzi, faccio 69 di danno. Battute squallide incoming. Quindi, vediamo quanta vita hanno in modo effettivo. Ne hanno abbastanza. Ecco perché sono così tanto fastidiosi. Ecco perché sono così tanto fastidiosi. Veramente. Se magari avevano una barrettina più o meno lunga, potevo capire quanto ne avevano in media più o meno dei loro compagni. Quindi invece non possiamo saperlo. Peccato, perché sarebbe stato anche quella una cosa interessante. Già interessante di per sé vedere il danno che facciamo noi. Ok, sono riuscito a passare senza prendere danno. Quindi possiamo vedere in poche parole quanto danno effettivamente facciamo ai nemici. Tutti i nemici, anche il boss. Che magari, che ne so, ci sono quei boss che sono un po' buggata la barra del danno sopra, quindi magari adesso lo vediamo in modo più utile. Infested, sarebbe stato bello avere delle cacchette in giro, peccato, nulla di che. Ok, ha meno vita, vabbè, siamo riusciti a prenderci un danno, quindi complimenti a me, veramente complimenti, bravo Leone. Sei un grande, il miglior giocatore di Isaac dell'anno. È molto più utile la TNT, ovviamente, di quello che abbiamo adesso. Ovvio, Remote Detonator. In realtà lo prendo per un motivo molto semplice, che quando lo si prende ci dà 5 bombe. Ok, qua possiamo entrare nel negozio a gratis, quindi lo farò, perché è sempre cosa buona e giusta entrare nel negozio a gratis. Abbiamo solo 5 monete, però effettivamente il negozio non abbiamo più solo 5 monete, abbiamo un po' più di monete. Io prima entrare nel negozio, magari così non mi spawna grid. Ok. Il restock. Il restock lo prendo perché è utile. Perché è effettivamente utile. Adesso, se riesco a comprarmi qualche oggetto qui, me lo restocca. The World, The Sun. Non mi interessa nulla di ciò. Però ti faccio esplodere a te, mia adorata statuetta al centro. Paralisi, brutta. Cioè, brutta non fa nulla di che. Ci sono qualche stanza in cui posso entrare e usare The Sun? No, quindi posso utilizzare anche The Sun così, non me ne frega nulla. Posso usare anche The World, visto che intanto non ho soldini. Qua adesso mi farei tutte le stanze possibili, perché voglio anche quella batteria e me la ristocca in un altro oggetto dopo che lo compro, da quanto ho capito. Quindi se riesco a ottenere soldi sarei felice di spenderli, no? È molto semplice. Dovrei mettermi anche a donare in realtà, è una cosa che dovrei fare, però... Non ne ho così tanta voglia. Pretty Fly è un orbitale che mi vola attorno ed è molto utile. Molto utilotto, potremmo dire. Molto utile. Figo a vedersi fare questo effetto di danno. Veramente figo. Perché vedo tutti i meno 69 su tutti i nemici e fa effetto. Ok, questi qua hanno abbastanza vita. Però è particolare vedere che hanno una vita loro. Cioè, che hanno una vita che non è come la nostra, è scala, cioè diversa, fatta in modo diverso. Ok, The Battery, che oggetto è... Che merdata, non ne vale neanche la pena cercare di prendermi i soldi per quell'oggetto, a dirla tutta. Facciamo esplodere questi due insieme in compagnia. Magari altre... No, non posso farci neanche nulla con i centesimi, quindi proprio nulla, cioè inutile, altamente inutile. Ok, tu bravo perché mi vai sulle spine e poi prendi danno a solo. Grazie per essere così tanto amichevole verso di me per poterti suicidare. Questo ragnetto quindi è molto utile per il fatto che ci fa vedere il danno che facciamo. Maledetto a lui che ha preso una rinc cioè ha deviato dalla linea retta che doveva fare e mi ha colpito. Maledetto, maledetto proprio cattiva persona. Totto sulla mano e verrà picchiato a sangue. No, in realtà no, poverino. Ok, mi serve una carta, mi serve un cuore blu. Dipende se prenderò un altro danno oppure no. Sì, quindi posso utilizzare qua l'oggetto attivo. Una carta che è esattamente Wheel of Fortune che faccio esplodere. Se non prendiamo danno sarei felice in questa stanza. Perfetto, nessun altro danno. Ok, quello al centro è antipatico perché devia i nostri proiettili. Ha l'effetto, credo, di... Non mi ricordo il nome di quell'oggetto. È un oggetto che si può sbloccare con The Lost comunque. Quindi magari è anche per questo non me lo ricordo. Perché The Lost non l'ho completato al 100%. Mi manca ancora qualcosina per completare al 100% The Lost.
Adesso se tu vuoi morire io ti ringrazio, grazie. Vediamo anche questo cuore di fede. Altro da fare in questo piano? No, strength, non la utilizziamo qua. Adesso affrontiamo mamma. Abbiamo relativamente poco danno, per il concetto principale è che potevamo arrivare qua con un danno maggiore. Avrei preferito arrivare qua con un danno maggiore perché faremo relativamente poco danno, quindi lo scontro con mamma non sarà un annichilimento di mamma stessa, ma sarà un lento distruzione delle sue parti corporee. Meno 400 di danno fanno, hanno fatto meno 400 di danno a tutto, però non so se in quel tutto è compreso un meno 400 effettivo o soltanto un meno 400 che significa hai fatto meno 400 perché... Che ne so, 50-50-50 per farvi capire. E quindi te lo sommiamo perché l'hai fatto in contemporanea. Oppure no? Bisognerebbe capirlo da svariati test. Magari vederlo in un modo un po' più attivo. Che ovviamente vederlo qua su YouTube. Cioè su YouTube in modo. Non lo definirei non attivo. Lo definirei. In modo un pochettino a sprazzi, a salti. The Elo è un altro stats up, è il terzo miglior stats up del gioco, quindi otteniamo una rate of fire migliore e un danno leggermente più alto. Niente di che, non è un oggetto buonissimo, però è relativamente buono. Povero Isaac viene pigliato per il culo in tutti i modi possibili, poverino, mi fa effettivamente tristezza. Ma i genitori non lo potevano aiutare, uno direbbe. Ha aumentato il nostro danno di 15? Cioè di facciamo 69, no, ci ha aumentato il nostro danno di 8. Ok, interessante a saperlo. Sembra effettivamente quanto aumenta secondo statistiche di danno del gioco, cioè di 8 punti, no, di 7 punti ci ha aumentato il danno. Ok. Ah, hanno una vita questi buchi? Per il gioco, cioè strano che abbiano una vita per il gioco questi buchi, però va bene, non mi lamenterò troppo. Questo ragnetto quando si avvicina e tocca i nemici gli fa anche l'effetto pietrificazione, oppure da quanto ho notato, non l'effetto pietrificazione, come si chiama? Esattamente, li fa innamorare, comunque gli dà effetti a caso. Particolare, credo che sia ispirato al nome della mod che ti dà, che ti fa vedere i danni nel primo The Binding of Isaac, che era possibile avere una mod del genere, che ti fa vedere quanto danno facevi. E beh, credo che sia ispirato a quello, o a una mod comunque che è uscita che faccia questo effetto, non ne sono del tutto sicuro. The Emperor lo tengo per il prossimo piano, a dirla tutta, la sapete? Che brutta stanza, maledetta, questa è una stanza di merda, e qua ci prendo danno per forza. Era obbligatorio prenderci danno. No, però era veramente difficile non prenderlo. Quindi magari mi sento pirla, idiota, avercene preso più di uno. Sì, altamente. Però non potevo farci molto. Blastocisti non è un boss difficile, già di per sé, ed è ovviamente un boss che devo riuscire ad affrontare senza prendermi danno. Soprattutto quando non è completo. Infatti, com'è andata così? Questi cervellotti sono già più difficili da affrontare perché i loro colpi mi ricordavo più lenti. Cioè che li sparavano in modo più lento, invece mi hanno fregato, maledetti loro. Non camminiamo sul creep perché non voliamo. Per un attimo ne stavo dimenticando e avrei preso un danno idiota. Per fortuna che la mia mente mi ha detto no, Leone, no! Non lo fare, cattivo. E ho risposto va bene, non lo faccio. Perché? Perché non voli? Ah. Comunque, bando alle cazzate, il nostro oggetto attivo ci ha droppato due cuori di fede. Oggi non credo di star commentando in modo molto buono perché mi sento un stanchiccio. Magari non faccio altri episodi di Isaac perché ho già. Mi sento già tipo la gola abbastanza secca e quindi. Non credo di farli, se li faccio adesso, non credo di farli in modo talmente ottimale da poter dire che sono beh, sano degli episodi che voi apprezzate di sicuro. Quindi, credo che questo sarà l'unico episodio di Isaac che registrerò oggi. Se voglio levarmi la voglia di giocare a Isaac, userò il mio salvataggio privato. Che dovrei continuare perché mi interesserebbe, che ne so, portarlo a Real Platinum God e magari a un altro stadio che è stato aggiunto da Afterbirth. Non ho controllato tutti gli achievement, ho controllato una parte degli achievement perché volevo vedere un po' quali sono. Poi quando ho notato che spoileravano, che alcuni spoileravano, mi sono fermato. Perché voi direte, un altro backup, grazie gioco. Perché mi interessa scoprire il gioco insieme a voi e non scoprire il gioco da solo. Ok?
Per la stessa ragione non dovrei forse fare una partita oggi col mio account, molto probabilmente a quanto pare, visto che mi sto sentendo in colpa, non la farò, però beh, fare una partita con il mio account, con il mio salvataggio privato è una cosa diversa da uccidere magari questi nemici, grazie a Dio, da Power Pill, è altamente inutile, una stanza come quella. Ok, uff, ho fatto una schivata che non so neanche io come. Anche qua sto facendo delle schivate che non so come le sto facendo. Elimina questi nemici che sono fastidiosi, quello lì soprattutto, l'altro campione. Grazie, Incubus. Ok, ci siamo quasi arrivati alla fine di questo piano, a questo maledetto piano. Vorrei eliminare i Gatlings. Hanno abbastanza vita da rompermi le scatole, ci sono le torrette che scocciano. Non li faccio danno perché quindi mi segna comunque meno 76, abbastanza particolare come cosa. Ok, due colpi li uccido, hanno una vita di quasi... Credo che abbiano una vita di 140 questi nemici quindi. Perfetto, buona a sapersi anzi. Perché lo dico perché circa gli levo metà vita facendogli quel tot di vita quindi. Un'altra strength. La uso a sto punto perché mi aumenta il danno. Me lo aumenta. Allora, avevo 76 prima e ho raggiunto 83. Quindi ciò significa che me lo aumenta di poco. Però me lo aumenta di quanto? Non lo so, ha tirato una laggata il gioco. Non sta procedendo fluido, cioè non mi sembra fluido come lo era prima, però va bene. Ok, magari. Oddio! Troppe cifre. Raggiunto troppe cifre che si fanno vedere perché prende danno tutto Scolifex, Scolipid, Scolicoso, non mi viene il nome. Comunque, di fatto avevo 76, 83, credo che sia qualcosa come un... Oddio, proprio un vuoto di memoria, non riesco a fare calcoli mentali. Dai, 76, 83, sono 4 più 3. Ok, 7, ha aumentato di 7, perfetto, bravo Leone, ha riottenuto la capacità di utilizzare la matematica. Maledetto sto boss, mi sta antipaticissimo. Ok. Dai, vuoi farmi vedere il tuo sedere? È una cosa brutta detta così, però effettivamente è il motivo per cui non riusciamo a ucciderlo, che non ce lo fa vedere. Se lo tiene privato per lui e non è una cosa da fare. Oh, grazie. Che oggetto è questo? PJS, you feel cozy, però mi ha riempito di cuori di fede. E poi questo oggetto, dai, lo prendiamo ed è The Book of Sin. Non mi interessa, però mi interessa fare questo, anzi. Grazie, The Book of Sin è stato utile. Andiamo a prenderci The Emperor, così finiamo velocemente il prossimo piano e concludiamo questa partita dopo 40 minuti di registrazione di fila. Un tempo non avrei mai scommesso, cioè un tempo guardavo i video di chi faceva Isaac e dicevo, cioè io non ce la potevo, non ce la posso fare a fare un video di 40 minuti, però dopo un po' che ti prendi l'abitudine a parlare, cioè il concetto è di trovare sempre l'abitudine della parola, di continuare a fare un discorso, anche quando magari ha poco senso, però di farlo continuo, cioè il trucchetto sta in questo. E poi il fatto di migliorare o no nel commentary, secondo me, sta nel fatto di avere più o meno capacità di fare discorsi di senso compiuto oppure no. Non sappiamo la nostra vita, però so che era quasi full, quindi non mi preoccuperò troppo. Non devo soltanto prendere più di 5 danni, in teoria. Ok, un danno l'ho preso. No, più di 8 danni. Credo 8 danni. Sì, io credo 8 danni comunque. Cioè, non so quanti. Oddio, quel nemico è diventato minuscolo. Perché il nostro ragnetto l'ha trasformato in una versione minuscola dei nemici? Non lo so. Però è il nostro ragnetto fighissimo che mi fa vedere quanto danno faccio a mamma. Non mi lamento del ragno, non mi lamenterò mai di questo ragno. Perché effettivamente è veramente figo far guardare questo ragno fare effetti casuali sui nemici. Questa versione di mamma mi sta antipatica, soprattutto quando evoca, quando invece spara in questo modo mi sta un po' più simpatica, ma neanche troppo. Dovremmo sbloccare Kaino qui, se non vado errato, però no, ne sono al 100% sicuro. Non Kaino, Giuda. Anzi, spero di sbloccare Giuda, scusatemi, bisogna essere precisi, perché così ho un personaggio nuovo. Ok, finita la run.
No, niente Giuda, abbiamo sbloccato i 25 centesimi. Credo che la prossima volta che la facciamo sblocchiamo Giuda. Gotthead Baby sbloccato, un quartino è apparso nel basement. Beh ragazzotti, quindi per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi, guadagnino è tutto. Al prossimo video, se vi è piaciuto lasciate un commentino e un mi piace. Ciao a tutti!